oggi finisce qui. Vi sono piaciute queste uova ripiene con tonno e con spinaci? Antonio, hai visto? In pochi gesti riusciremo a fare un antipasto buono e scenografico, ma soprattutto a tema pasquale, perché chi l'ha detto che a Pasqua le uova devono essere solo ed esclusivamente di cioccolato? Ecco, l'ho detta! È vero, Mauro, e poi comunque che siano di cioccolato oppure che siano uova salate, l'importante è che le uova non manchino a Pasqua! Ecco! E poi, ragazzi, se vi rimane del ripieno, come avete visto, mettetelo in una ciotolina e servitelo in tavola con dei crostini. Eh sì, sì, diciamolo. I crostini con sopra spalmati a questo ripieno, mamma mia, sono troppo buoni. È vero. Ok, ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta, non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Wisdom 55. Se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Va bene, Antonio. Spegniamo la telecamera, lasciamo i ragazzi alla scheda ingredienti e a noi non rimane altro che fare gli auguri di buona Pasqua. Ecco. Buona Pasqua! Auguri, ragazzi, auguri. Buona Pasqua! Ciao! Ciao. It burns.